Oh boy, mi sembravano secoli che non mettevo piede in questa stanza e invece per fortuna eccoci qua. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Attila, mi occupo di trekking, montagna, alpinismo e tutto quello che riguardi gli sport outdoor. Se anche voi siete appassionati e interessati a questi argomenti, iscrivetevi al canale e non perdetevi i miei prossimi video. Oggi, visto che finalmente abbiamo ricominciato ad andare in montagna, a fare trekking e a muoverci, ma soprattutto visto che tanti di noi stanno programmando quelle che saranno le uscite da affrontare nel prossimo periodo estivo, voglio provare a raccontarvi e cercare di risolvere un problema che spesso ricorre quando si deve andare in montagna, ovvero come ci si veste nel modo corretto in estate. Però, siccome lo scopo è farvi imparare dai miei errori e soprattutto non voglio farvi fare tutta quella serie di esperienze spiacevoli che ti portano a migliorare il kit, ma anche perché in fondo, lo sapete, sono un pippologo doc, vi voglio dare, prima di raccontarvi i due kit, due dritte per migliorare il nostro kit e il modo in cui ci vestiamo in montagna. La prima cosa e una delle più importanti è fondamentale che il vestiario sia tecnico! Non mi fate incazzare su questa cosa. Adesso, scherzi a parte, prendiamo l'esempio di Decathlon. È secondo me un negozio che può avere anche alcune cose che vanno bene, come alcune attrezzature e alcuni elementi che vendono all'interno del negozio. Se però prendiamo una maglia cosiddetta tecnica ad un prezzo che va dai 3,99 ai 14,99, non possiamo poi pretendere che essa sia effettivamente performante nel momento in cui ne abbiamo bisogno. La stessa cosa vale per il pile anni 80, ok, che è tanto tornato di moda in quest'ultimo periodo, che è sì effettivamente un articolo che i nostri genitori, i nostri nonni utilizzavano per andare in montagna, ma che al giorno d'oggi è stato soppiantato da tutta una serie di fleece e pile che ridicolizzano le performance di questo oggetto, rendendolo assolutamente obsoleto. Il pile anni 80 va bene in città o per fare i fighetti se non lo utilizziamo in ambito active, quindi in movimento, quindi durante un trekking, e di conseguenza facciamo che lo lasciamo a casa quando andiamo a fare trekking. La stessa cosa, le camicie hawaiane, ho già detto tutto, non serve aggiungere altro. Quindi cerchiamo di evitare di utilizzare tutti quei capi d'abbigliamento, come appunto la camicia hawaiana o la felpa in cotone o la tuta in triacetato, perché non ci garantiscono un'adeguata protezione e soprattutto rischiano anche di metterci in condizioni in cui ci troveremmo in difficoltà. Perché, per quanto assurdo e futuristico possa sembrare, i tessuti e i prodotti utilizzati dalle aziende che si occupano di vero abbigliamento tecnico sono dei concentrati di tecnologia che ci permettono e ci garantiscono il massimo del comfort in ogni situazione. Quindi il mio consiglio è: a meno che non si vada in montagna due volte l'anno, evitiamo la felpa, evitiamo il cotone, tutti quei materiali che non sono tecnici, così come l'abbigliamento di Decathlon. Ma la domanda a questo punto è: come ci si veste in modo corretto e soprattutto come si può fare in modo che gli strati lavorino efficientemente e comunichino tra di loro? E poi, questi strati funzionano o non funzionano? La risposta ovviamente è sì, gli strati funzionano, ma è molto importante capirne la struttura. Nel mondo dell'outdoor generalmente vengono divisi in questo modo: il first layer, che è quello che si indossa a pelle, il second layer, che è quello strato che ci dona un po' di caldo, l'insulation layer, che è quindi il piumino, ovvero quello che ci isola dal freddo esterno, e lo shell, che è l'antivento e l'antipioggia, che
che ci crea proprio una barriera dall'esterno in modo da garantire di trattenere all'interno il calore e di proteggerci da tutti gli eventi atmosferici. Queste ovviamente sono solo alcune nozioni, in quanto l'argomento è veramente molto vasto e lo tratterò più nello specifico in un futuro video, ma ricapitolando possiamo dire che gli indumenti tecnici lavorano per strati e ci sono d'aiuto in quanto sono molto traspiranti e quindi aiutano la termoregolazione corporea, si asciugano molto velocemente e soprattutto per la loro struttura tendono a portare verso l'esterno il vapore acqueo, quindi il nostro sudore, in modo che noi non abbiamo mai una superficie bagnata a contatto con la pelle. Altre due cose velocissime da vedere prima di addentrarci nei kit sono i mostri da evitare, quindi tutti quei capi di abbigliamento e quelle calzature che non sono adatte per un utilizzo outdoor, e tra questi abbiamo i sandali, le infradito, le ciabatte e i tacchi. So che può non sembrare scontato, ma mi è ancora capitato di trovare gente in montagna con i tacchi. Le felpe in cotone, le tute in triacetato, i pantaloni della tuta, il vecchio pile, la canottiera in cotone e, ultimo ma non meno importante, le scarpe da ginnastica, che molto spesso si pensa vadano bene anche per un utilizzo outdoor, mentre invece così non è. La seconda cosa da tenere sempre a mente è conoscere l'ambiente in cui andremo a muoverci, perché questo farà una differenza sostanziale anche nel kit che andremo a scegliere. Rimarremo prevalentemente in un territorio pianeggiante o collinoso, o ci muoveremo ad alta quota, ci troveremo a temperature molto alte, o ci sarà la possibilità che ci sia molto vento e che il tempo cambi velocemente. Già informandoci su questo tipo di caratteristiche e avendo ben chiaro il territorio appunto in cui ci andremo a muovere, rischieremo molto meno e avremo la possibilità di non trovarci in situazioni spiacevoli o anche pericolose. Il primo kit a cui ho pensato è quello per i cammini e i trekking a bassa quota, a prescindere che si tratti di un'uscita giornaliera o di un trekking sviluppato su più giorni. Mi sono messo qui di lato in modo da dare la possibilità all'omino manichino di comparire e di darci un po' un'idea di come sarà composto il kit nella sua totalità. Al primo strato, quindi come first layer, ho optato per una maglietta leggerissima e super traspirante senza maniche. Senza maniche perché comunque andremo a muoverci in un ambiente, in un territorio molto probabilmente caldo, esposto al sole e con veramente pochissime possibilità di incontrare rovesci temporaleschi, con pochissime possibilità che il tempo cambi molto velocemente e quindi non avremo bisogno di una maglietta sostanziosa, ma piuttosto di un qualcosa che ci permetta una traspirabilità massima. Come secondo strato ho optato per un micro fleece, anche questo molto leggero, molto traspirante, perché personalmente ho visto che si tende ad indossare solo nel momento in cui cala la sera, quindi magari preparando il campo quando ci fermiamo, o in quei rari momenti in cui passa una nuvola e il tempo cambia un po' velocemente e quindi abbiamo bisogno solo di quel poco di protezione in più, in quanto la temperatura non cala così drasticamente e non avremo bisogno quindi di un qualcosa di eccessivamente caldo. Come pantaloni invece andiamo su un pantaloncino cortissimo, sempre di quelli tipo trail running, perché anche in questo caso, visto il caldo, visto l'ambiente in cui andremo a muoverci, è secondo me la scelta più adeguata. A questo però andremo ad affiancare sempre un pantalone lungo da portare con noi e da avere sempre dietro nello zaino, perché ci sono dei momenti in cui magari dovremo attraversare delle zone con rovi, con piante basse, o dovremo magari proteggerci dalle zecche perché attraverseremo delle zone tipo dei prati con erba molto alta, per cui il pantalone lungo è comunque sempre fondamentale. Anche durante poi la sera, spesso se la temperatura scende, avremo la possibilità di avere una protezione in più. Al di sopra di questo
andremo a mettere e avere sempre con noi uno shell impermeabile molto leggero, secondo me quelli da trail o da bicicletta vanno benissimo perché sono molto molto contenuti nel peso ma danno delle ottime performance di traspirabilità. L'importante è averne uno sempre con noi anche se stiamo andando al mare e che sia 100% impermeabile. A livello di calze invece non consiglio i calzini troppo grossi, anche in montagna secondo me ormai si può viaggiare con un calzino super leggero come questo, sviluppato apposta in materiali tecnici in modo da non farci patire il caldo ai piedi e nonostante la leggerezza che abbia delle aree e delle zone tecniche dedicate al sostegno del nostro piede. E arriviamo in ultimo alle scarpe, in cui secondo me per un'uscita a bassa quota, quindi appunto in terreno pianeggiante o collinoso, ci possiamo affidare senza nessun dubbio ad una scarpa da trail running. La cosa importante è che siano comode, che abbiano una buona struttura in grado di darci un buon appoggio e di scaricare bene il peso e soprattutto che abbiano una buona suola che ci garantisca un buon grip in qualunque tipo di situazione e condizione. Non mi orienterei su uno scarponcino per il semplice fatto che per questo tipo di uscita, per questo tipo di ambiente, non lo trovo giustificato, ma anzi diventa secondo me più una limitazione che un aiuto. Il secondo kit invece è un kit pensato per quelle escursioni più ad alta quota e soprattutto in un ambiente come quello della montagna che richiede alcune accortezze in più. La scelta per esempio nel primo strato della maglietta senza maniche rimane comunque valida, anche se in questo caso secondo me dotarsi di una t-shirt classica con le maniche risulta una scelta più furba, perché se abbinata ad un paio di manicotti che relativamente comportano un aumento di peso molto molto contenuto all'interno del nostro zaino, potremmo avere la possibilità di avere una maglia a maniche corte e una maglia a maniche lunghe. È molto importante poi ricordarsi che a quote abbastanza alte, quindi sopra i 1500 metri, in estate soprattutto si tende a scottarsi molto facilmente. Quindi un accorgimento è quello di prendere delle magliette che abbiano anche una buona resistenza ai raggi ultravioletti. Per i trekking in montagna il second layer assume un ruolo molto più importante, in quanto è più facile che durante la notte o nel periodo serale la temperatura scenda al di sotto dei 15 gradi, così come è molto più facile che ci siano dei cambi meteorologici molto repentini e quindi che ci siano dei conseguenti cambi di temperatura e abbassamenti di temperatura. Per questo kit quindi mi sono orientato su un tipo di pile, su un fleece di pesantezza intermedia, non serve esagerare, ma con un capo sempre molto traspirante che sia in grado di tenerci caldo quando ne abbiamo bisogno anche in movimento e di coccolarci durante le nostre serate in tenda. Per quanto riguarda l'insulation, anche in questo kit lo ritengo un po' superfluo, se vogliamo, perché non ci sono mai temperature così basse da giustificare l'utilizzo di un imbottito, perché se metteremo lo shell al di sopra del primo e del secondo strato, questo andrà già a crearci una buona protezione dall'esterno e non avremo bisogno di un imbottito. Se però siete persone che patiscono molto il freddo, considerate di portarvi con voi un imbottito di quelli super leggeri, non serve il classico piuminone invernale. Esistono dei 100 grammi ma anche dei piumini molto più leggeri che sono ormai super comprimibili e occupano veramente poco spazio, in modo da avere magari anche un capo in più che vi possa dare la tranquillità di avere comunque sempre una situazione confortevole. Per quanto riguarda il pantalone invece, nonostante io sia un amante dei pantaloni corti,
In montagna vale la pena avere un qualcosa di un po' più consistente che ci dia una protezione generale. In questo caso quindi sono andato a scegliere un pantalone tecnico di quelli staccabili, quindi che abbiano la possibilità di diventare modulari passando da pantalone corto a pantalone lungo grazie a una zip posta sopra il ginocchio. Questa scelta è secondo me la migliore in quanto ci dà un'ottima versatilità e ci permette di adattarci bene a qualunque tipo di situazione. La scarpa poi passiamo da una scarpa da trail del primo kit a uno scarponcino un po' più consistente, un po' più strutturato, poiché andando ad affrontare un ambiente montano ci troveremo ad avere più possibilità di incontrare ghiaioni, di incontrare sentieri stretti molto sconnessi, e quindi uno scarponcino come questo con un'ottima suola, con una buona costruzione, una tomaia che ci dia un buon supporto è una cosa fondamentale. Sulla scelta tra scarpa alta o scarpa bassa, quello secondo me è un discorso puramente personale. Ormai al giorno d'oggi anche il comparto calzaturiero da montagna si è molto sviluppato ed è arrivato ad avere praticamente lo stesso livello di performance tra scarponcini bassi e scarponcini alti, ma sappiate che con uno scarponcino basso riuscite a fare comunque il 99% di quello che si può fare in montagna. Un altro punto poi che riguarda le scarpe è la scelta tra averle impermeabile in Gore-Tex oppure no. Per quanto riguarda il mondo montano, secondo me vale la pena avere una scarpa in gore, in quanto comunque ci dà una protezione in più e ci garantisce di non bagnarci i piedi e di non ritrovarci con l'unico paio di scarpe che abbiamo inutilizzabile. Per quanto riguarda lo shell invece non ci sono indifferenze, sono andato a scegliere la stessa giacca da trail o da bici che avevo indicato per il kit precedente, in quanto comunque l'importante è che sia 100% impermeabile e 100% antivento, e ritengo che non ci sia bisogno di avere quelle giacche super pesanti e super consistenti che si usano più nel periodo invernale per attività come lo sci e l'alpinismo. Anche con il secondo kit quindi abbiamo concluso, saluto l'omino che se ne può tranquillamente smammare e vi lascio con alcune ultime considerazioni. Rimanendo sempre in ambito abbigliamento, un jolly che a me piace portare ovunque è un gilet leggero senza maniche antivento. Questo perché molto spesso ci capita che la maglietta a maniche corte o senza maniche non sia abbastanza, ma magari il pile sia eccessivamente caldo, eccessivamente pesante, perché magari ne stiamo facendo un utilizzo in movimento, ed in questo caso il gilet entra veramente a darci quella protezione di cui abbiamo bisogno, garantendoci il massimo della traspirabilità, ed è il motivo per cui io ce l'ho sempre con me. Un'altra aggiunta fondamentale a questi kit è secondo me i magnifici 7 di cui trovate il video qui, tra cui per esempio ricordiamo la frontale, il kit di primo soccorso o per esempio gli occhiali da sole. E un altro elemento molto importante è sicuramente lo zaino, ma di quale scegliere e di come regolarlo vi ho già parlato in altri due video che trovate sempre qua nella I in alto a destra, quindi a me non resta altro che ricordarvi di farmi sapere cosa ne pensate e se avete trovato utili queste informazioni all'interno dei commenti, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e di augurarvi buone uscite e buoni trekking per questa prossima estate. Io sono Attila e noi come sempre ci vediamo domenica prossima in un nuovo video.